Buongiorno a tutti, amici e amiche dal vostro caro amico Giacomo Introna. Oggi vi mostrerò come scegliere i mirtilli. Qua, faccio vedere come scegliere i mirtilli. Allora, prima di iniziare il video, se vi è piaciuto di mettere un like, di condividere e di iscrivervi al mio canale Giacomo Introna. Allora, iniziamo. Questo è un cestino di mirtilli. Immaginate per un attimo che voi, cari amici e care amiche, andate in un supermercato o in una frutteria o al mercato e sul banco vedete i mirtilli che voi sicuramente o per la prima volta o perché già piacciono li comprate. E pensate anche che arrivate a casa, prendete il cestino di mirtilli che avete comprato fresco e lo appoggiate in una parte del frigorifero, così una parte più nascosta. E immaginate anche che per qualche giorno o per qualche settimana, immaginiamo una settimana e mezzo, vi ricordate che avete comprato un cestino di mirtilli. Lo andate a prendere dal frigorifero e notate che i mirtilli si sono rovinati, si sono infraciditi, guasti. Hanno fatto la puffa in questo modo. Ecco qua. Guardate la muffa. Allora, la prima cosa che viene spontanea di fare è di prendere i mirtilli e di no, no, io non li mangio questi perché naturalmente c'è la muffa. Ci sono i mirtilli morci, ora prendiamolo, chiudiamolo e lo buttiamo nella pattumiera. Così farebbero tutti, almeno spero di no. Comunque ora vi faccio vedere come recuperarli. Voi lo sapete che io oltre a pulire e a tagliare sia la verdura che a pulire la frutta, sono anche un commerciante di frutta e verdura al dettaglio. Ora vi mostro come poterli recuperare. In questo modo vi mettete su un piano liscio di casa vostra, sul tavolo, vicino nella cucina, insomma, qualsiasi parte che possa essere comodo per recuperare i mirtilli. Allora, io li ho svuotati tutti. Bene. Naturalmente questo è il cestino in cui abbiamo trovato i mirtilli guasti. Naturalmente questo verrà lavato, se li volete recuperare e mettere di nuovo nel contenitore, o perché no, prendere una ciotolina piccolina o rimanendo sempre sul piano lavoro e di cominciare a scegliere. Questi sono quei guasti, eccoli qua, e questo è quello sano. Questo è quello guasto, guardate, mettiamo da parte che poi naturalmente quei guasti li butteremo tutti. Naturalmente, vedete, questo apparentemente sembra sano, è molliccio e si apre tutto, vuol dire che è rovinato e marcio da dentro. Ecco qua. E questo lavoro va fatto pian pianino. Ecco i mirtilli buoni. Ecco i mirtilli guasti che si spappolano tra le mani. State notando? State vedendo? Ecco. Naturalmente il mio lavoro che faccio comprende anche la scelta dei prodotti in cui compriamo ogni giorno dai mercati all'ingrosso. Naturalmente ci è capitato spesso di comprare i frutti di bosco, dove ci è capitato spesso di trovarli già un pochino rovinati, anche comprati freschi. E questo io lo noto quando vado nei supermercati, dove ci sono i frutti di bosco, dove vedo molte volte i mirtilli, i ribes, i lamponi, le more, già con la muffa. Naturalmente loro li mettono in vendita anche non sapendo se quel prodotto è già rovinato. Io comunque vi sto facendo vedere, in caso che vi dimenticate il cestino
che avete comprato dei mirtilli di recuperarli in questo orto, senza scoraggiarli. Anche se esce uno e usciranno su una cinquantina di mirtilli, anche 4-5, naturalmente avete salvato quei 4-5 che, se avete piacere, li potete mangiare, naturalmente sciacquandoli bene bene e mangiandoli così con intero, quello che poi vi farò vedere. Allora, avete visto quante ne stanno uscendo di quei semi? Questi sono tutti quei semi che stanno uscendo. Guardate che sono belli. Ho quasi terminato. Ecco qua. Oh, una volta recuperati dal cestino che vi ho fatto vedere questi semi, questi verranno sciacquati naturalmente e poi mangiati a piacere. O mangiate così, ad esempio sciacquati in questo modo. Qua sciacquato bene bene e mangia di questo. Ecco qua, spero che il video vi sia piaciuto, un pochino lungo, comunque valsa la pena. Abbiamo recuperato i miei stilli. Vi prego di condividere, di mettere un bel like e di iscrivervi al mio canale Giacomo Introne. Questo è un periodo che sto in ferie, perciò molti video non li posso fare. Comunque, a Dio piacendo, se vorrà, a settembre ricominceremo di nuovo e vi farò vedere tante cose che sicuramente saranno utili per le massaie o per le donne che hanno sempre lavorato e purtroppo non si sono mai dedicate alla cucina, come pulire la verdura, che diciamo che è un pochino più difficile per chi non l'ha mai fatto. Ok. Io vi saluto e vi auguro una buona estate, un buon proseguimento di giornate dal vostro caro amico Giacomo Introna. A presto, al prossimo video. Ciao ciao!